Partiamo dalla notizia, tecnologia, un veneto si è fatto impiantare un microchip sottocutaneo e lo userà come documento d'identità. Fatture? L'ho detta durante gli spot. No, ce la puoi ripetere? No, per gli ascoltatori. No, perché sì, va bene. No, e per quanto riguarda questa faccenda dei microchip sottocutanei, io sono pienamente a favore. Io ce n'ho uno per misurare la glicemia che lo uso, non è che mi dà ansia. Insomma. E poi c'è quello della Rai che mettono... Sì, l'hanno messo quando fai il pass per entrare in Rai. A Via Asiago in radio, qui alla Nomentana, Mazzini, te fanno mettono un chip nel cranio. No. E l'hanno fatta a tutti. Ma come? Sì, e per i pensieri, per i vitali, cioè tu hai notato che in TV non ci sono mai, alcune cose non vengono mai dette, no? Certo, sì. Però non si possono neanche pensare, quindi, cioè per i vitali che in TV, immagini che ne so, un Pippo Baudo che pensa alla cacca. La gacca. Non esiste. È fatto in modo per monitorare. E io ho qua un microfono, ce ne ho due di microfoni, così uno lo uso per fare questa gag. Ah, beh. Ma perché ogni volta dico questa cosa? Non lo so, rido, allora, Filippo, sempre Filippo. Praticamente, questo è il microfono ufficiale di RaiPlay. Questo qua, è sì, diverso dagli altri. Sì, vedi, c'ha la cosa. E praticamente tu lo metti sul cranio della persona che ovviamente ha il pass Rai e legge i pensieri. Io sul mio non lo faccio. Straordinario. Ma non l'hai mai fatta sta cosa? Ma io mai, zero. Faccio il prossimo, faccio su Martina. Ricchi ricchi mi manchi. È sempre questo, ma funziona così. Ma te non l'hai... Aspetta, faccio no, su... io mai. Faccio sui mani. Vai, provalo sui mani. I have no idea of what this guy is doing right now. Beh, mo ha detto delle cose in americano che non esatto, ho capito. Però, quindi, ma allora voi avete fatto il pass per entrare, sì? Cioè, guarda, mo io faccio, posso? Scusa, tipo. Vediamo. Mi manca mia moglie. Cristo, quanto mi manca Rossana. Faccio, tipo, vediamo. Beh. Madonna, non vedo l'ora che finisca sta trasmissione. Mi sono rotta proprio di stare in mezzo a questi. Io poi secondo me il pubblico di Mediaset lo pagano pure di più. Vabbè, ma che pensiero è? Che pensiero scusi, signora, però. Faccio pure lei. Posso. Non può pensare queste cose. Ma io su di me non lo faccio. Perché... Aspetta, proviamo sulla... Proviamo ancora. Posso? Sì, un altro. Vorrei che le mie colleghe mi rispettassero maggiormente. Vorrei che mi rispettassero di più. Vabbè, forse smetto. Vabbè, le faccio. No, un'altra, lo faccio ancora. Un'altra, dai. Faccio. Ho paura. Ho paura del giudizio di chi che sia. Di chi che sia. Faccio. Aspetta, ma è incredibile. È incredibile sto microfono. Cosa... Finalmente mi inquadrano, così vedranno tutti quanto so buona. Ma la voce originale, tra l'altro! Ma la voce originale! Ma è straordinario! Faccio l'ultimo! Vabbè, vai, basta! Va, faccio un altro! Fai l'ultimo, vabbè, fai l'ultimo! Non c'ho paura, magari pensano cose... Vabbè, pensa... Dai, cose zozze! Ma ha paura di volare! Pensa le stesse cose che penso io! È leggendario, è vero. Leggendario, hai ragione.